diciamo che questo documento è inquietante. È veramente inquietante sia nel caso in cui sia un documento vero, sia nel caso in cui sia un documento falso. Evidentemente nel caso in cui sia vero è chiaro che insomma ci sono delle responsabilità gravissime da parte del Vaticano. Nel caso in cui sia un documento falso è inquietante lo stesso, perché per quale motivo questo documento si trovava dentro la cassaforte della prefettura? Ho letto poco fa da stampa accreditata presso la Santa Sede che questo documento sarebbe stato nell'archivio personale di Monsignor Balda. E allora per quale motivo, chiedo, questo documento che poi sarebbe falso sarebbe stato nella disponibilità di Monsignor Balda insieme a tanti altri documenti che invece sono risultati essere veri? Ora, guardando al documento, lo vediamo su tutte anche sulle nostre pagine, ci sono delle cose che mancano, per esempio manca un timbro ufficiale, questo fa dire probabilmente il documento è falso. Beh, guardi, il fatto che mancano dei timbri, ci sono anche delle indicazioni nel documento stesso che dicono il documento non verrà protocollato. Potrebbe essere una minuta rispetto ad un documento originale. Guardi, io certamente non posso dire che sia un vero o un falso. Certo è che è un documento rilevante su cui bisogna necessariamente fare gli approfondimenti. Io intanto rinnovo la mia stanza nei confronti del segretario di Stato per un incontro, augurandomi una collaborazione nella ricerca della verità, anche in questo momento alla luce di questo documento. Poi vogliamo porre all'attenzione della magistratura questo documento affinché comunque faccia delle verifiche. È necessario, ci sono degli indirizzi, ci sono dei nomi. C'è il nome di una dottoressa inglese, Leslie Reagan, del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia di un ospedale proprio di Londra, che tra l'altro è ancora in attività. Voi avete preso contatti con questa dottoressa? No, noi non ancora abbiamo preso perché il documento l'abbiamo visto pubblicato questa notte, per cui insomma è nostra intenzione, il nostro interesse è fare anche delle verifiche nostre in relazione ai luoghi, alle persone che sono state citate. Il documento contiene anche vari passaggi di denaro che sono stati fatti in questi anni, perché ricordiamo il documento è siglato 1998, ma in realtà questi anche vari spostamenti di denaro risalgono dall'83, tra l'altro prima della scomparsa di Emanuele Orlandi, perché si parla del gennaio 83, fino al 97. Sì, ci sono spostamenti di denaro che cominciano 6 mesi prima della spedizione di Emanuela. Anche questo sarebbe interessante capire perché, cioè se la contabilità comincia con l'anno, quindi primo gennaio, anche se le spese sono successive, o se sono effettivamente state effettuate delle spese già prima del rapimento.